Inesorabile consolida il primato in classifica infliggendo la prima sconfitta interna ad un Bologna che pecca di superbia e superficialità. Ascoli già pericoloso al nono, combinazione Bierhoff-Troglio e Bucaro anticipa di un soffio il centravanti bianconero. I marchigiani passano alla dodicesima. Carbone approfitta del letargo di Giuliano e dopo avergli rubato il pallone infila Cervellati. Al ventesimo si vede il Bologna, su punizione di Incocciati, tirano prima Turchi il Maz e poi Giuliano. Lorieri è puntuale all'appuntamento. L'Ascoli raddoppia al 32esima, da Bierhoff a Pierleoni, sul cui cross Benetti salta più in alto di tutti, compreso Cervellati. È il momento migliore dell'Ascoli, che non ha certamente bisogno dell'aiuto dell'arbitro Nicchi per esprimere la propria superiorità, ma il direttore di gara si sente magnanimo e alla 42esima nega il rigore ad Incocciati, travolto da un impacciato Lorieri. E per maggiore completezza espelle Tarozzi alla 45esima per fallo su Zaini lanciato a rete, ignorando però la presenza di Giuliano tra il portiere rossoblù e l'ascolano. Chissà se poi Nicchi ha dato uno sguardo a ciò che è successo in curva da quel momento. Poco o niente da segnalare nella ripresa. Al primo minuto Catanese ha voglia del cellulare e telefona il pallone a Lorieri. Al 18esimo una bella girata di Campione finisce a lato e al 23esimo ancora Lorieri ribatte un forte tiro di Trochet. Calano le presenze sugli spalti e in campo. Turchi il Maz si fa espellere al 25esimo per una gomitata a Pascucci. Bierhoff lo imita allo scadere. E ora la parola agli allenatori. Io dell'arbitro non ne voglio parlare perché mi sembra che l'abbiamo visto tutto.